Allora, mister, noi siamo molto orgogliosi di come ha giocato la squadra oggi. Chiedevamo l'impegno, chiedevamo di cercare di mettere in difficoltà al massimo il campione d'Italia. Lo abbiamo fatto. L'abbiamo fatto, secondo me, bene per 60 minuti. Dal mio punto di vista, abbiamo giocato alla pari. Poi è chiaro, loro hanno dei campioni, hanno Pirlo. Hanno avuto anche una decisione arbitrale in mezzo, poi lo diremo. Insomma, ancora una volta favorevole. Io esco molto contento da questo match, orgoglioso veramente di questa squadra e del vostro lavoro. Ma io penso anche più di 60 minuti, perché noi dopo lo svantaggio abbiamo avuto una reazione forte. Nei 5 minuti successivi abbiamo battuto, mi sembra, 4 angoli e abbiamo avuto una palla con Pucciarelli. Poi abbiamo preso 2-0 su un tiro deviato. Quindi dispiacere perché siamo andati in svantaggio nel nostro momento migliore, nel momento in cui la Juventus faticava a uscire dalla metà campo. Un momento in cui sembrava molto più facile si potesse segnare noi e non loro, e lì ci siamo trovati in svantaggio. Però, a differenza delle ultime due partite, questa volta sull'episodio negativo, la squadra ha reagito in maniera forte, un coraggio, un personalità, con un pizzico di sfortuna e con un pizzico di bravura da parte loro, perché la parata di Buffon su Pucciarelli penso sia qualcosa di importante. E fino all'episodio dell'1-0 la differenza fra noi e loro era solo che noi abbiamo tirato la punizione in alto e loro dentro, che poi abbiamo giocato completamente alla pari, e un primo tempo in cui abbiamo concesso pochissimo e un inizio di secondo tempo vibrante in cui abbiamo anche creato. Ho detto ci rimane rammarico per il risultato, però io penso i ragazzi debbano continuare a fare quello che sanno fare meglio, allenarsi bene e giocare a calcio. Quando lo fanno con intensità, con ritmo, come hanno fatto stasera, gli viene fuori anche qualità e penso la strada per noi sia questa. Consapevoli che ci sarà da soffrire, consapevoli che possiamo andare anche ultimi in classifica, ma non ci deve assolutamente cambiare la testa. E dobbiamo continuare così, allenarsi così e a giocare con questa personalità e questo coraggio. Penso che poi alla fine questa squadra abbia sbagliato solamente la partita con il Cagliari, perché a Sassuolo la squadra era già diversa, ha fatto una buona partita, ha avuto una reazione sconclusionata dopo il gol dell'1-1 da parte loro e siamo andati un po' in confusione, ma è stata una confusione in cui non c'era la passività che c'era nella partita nel Cagliari, quindi c'era già qualcosa di molto più positivo. Stasera hanno fatto prestazione. Il momento è questo, già a Sassuolo nel nostro momento migliore abbiamo preso l'1-1 e stasera nel nostro momento migliore abbiamo preso un gol su punizione. Non ci deve scalfire. No, dispiace semmai anche il pensare che quella punizione in qualche modo l'abbiamo messa noi lì, no? Con quel retropassaggio sbagliato, può capitare insomma di Mirko Valdifiori, poi chiaro il fallo era inevitabile a quel punto. Questo fa dispiacere perché insomma l'abbiamo messa noi la palla a Pirlo lì. Non so, perdere un pallone dentro la propria metà campo con queste squadre è sempre qualcosa di estremamente pericoloso. Però, sai, da lì a prendere gol poi c'è differenza. Poi giochi contro la Juventus, a battere le punizioni ci va Pirlo. Un po' preoccupato, io sono stato subito appena fischiato punizione perché mi sembrava la classica posizione in cui ci poteva far male. Però questo fa parte della qualità degli avversari. Se Pirlo da 12-13 anni e gioca in Champions, un motivo c'è, e il motivo è questo. Mattias, gara difficile contro la Juventus, campione d'Italia. L'importante è riuscire a testa alta, secondo me siamo usciti a testa alta da questo confronto. Sì, lo sapevamo che era una partita difficile, però penso che la squadra ha dato il massimo, ha giocato alla pari con una squadra forte e penso che dobbiamo ripartire di questo e giocare così con questo atteggiamento già della prossima partita con la Lazio. Anche perché l'impressione è che la sconfitta sia arrivata in virtù di alcuni episodi, la punizione di Pirlo e fin lì, insomma, l'Empoli aveva tenuto testa ai bianconeri. Sì, penso che noi abbiamo sofferto troppo, tanto oggi come la partita contro il Sassuolo, penso che la squadra meritava qualcosa in più, però siamo tranquilli per questo. Perché se vedi una squadra in campo che fa quello che le chiede il mister, penso che così possiamo andare avanti. Allora, perdiamo 2-0, ma insomma l'Empoli esce tra gli applausi del Castellano. Abbiamo fatto la partita che volevamo fare, non sono queste le gare da vincere. L'importante oggi era mettere il 110% e secondo me l'abbiamo messo.
Sì, comunque abbiamo giocato una grandissima gara, per un'ora di gioco abbiamo sempre tenuto comunque la Juve abbastanza lontana dalla nostra area di rigore, quel che avevamo preparato tutta la settimana, e poi abbiamo mollato un po' la pressione, loro subito sono venuti fuori, ci hanno fatto girare e quando lasci spazio a certe squadre loro si rendono pericolosi. Mi dispiace perché la sensazione è quella che la Juventus abbia vinto senza nemmeno sforzarsi più di tanto. L'Empoli, appunto, l'hai detto tu, stava tenendo bene il campo. Un'ingenuità su quella punizione, e lì Pirlo, lo sappiamo, non perdona. Noi sì, siamo un po' delusi, perché comunque penso che per un'ora abbiamo fatto comunque una grande partita, perché la Juve di solito crea tantissimo e contro di noi ci ha creato, perché ci sta che la Juve ha creato 2-3 occasioni di gol, però non era riuscita a colpirci, e poi per una punizione di Pirlo, che vabbè, è Pirlo, quindi si sa che lui la può mettere dentro sempre su calcio di punizione. E da lì sicuramente è stata una partita molto più difficile dopo, però penso che non abbiamo mollato nemmeno dopo l'1-0, abbiamo avuto l'occasione con Pucciarelli, che Buffon ha fatto un miracolo, che se va dentro si va sul pareggio e magari si può anche fare qualcosa in più, non si sa mai, però... Pucciarelli, allora Manuel, nessun dramma, la perdiamo, sì, onore ai vincitori indubbiamente, ma onore anche all'Empoli che ha giocato bene, ha tenuto testa a questi campioni d'Italia, lo ha fatto alla sua maniera. Poi è chiaro, loro hanno dei valori, hanno giocatori che guadagnano anche fior di quattrini, quindi insomma la prendiamo con grande serenità. Ma certo, sicuramente non sono queste le partite che dobbiamo vincere, poi se viene il risultato assolutamente meglio, però sì, abbiamo fatto un'ottima partita, un buon primo tempo, loro hanno creato il giusto il primo tempo, poi è chiaro che Pirlo ha fatto gol a tutti su punizione, quindi ci sta insomma di prendere gol così. Ci hanno giocatori che te la possano risolvere da un momento all'altro, e l'hanno fatto anche oggi. Sì, adesso tutti stanno parlando di Pirlo, stanno parlando del bel gol di Morata, però insomma tra i grandi campioni va annoverato anche Buffon, perché ti ha preso una palla allucinante, se entra l'1-1 io non lo so come va a finire. Sì, non so nemmeno quanto mancava, però comunque se era 1-1 e era tutto da rifare per loro, e anzi magari se si scoprivano non si sa mai, insomma le partite tanto si decidono con quegli episodi lì, loro hanno grandi campioni appunto davanti ma anche in porta, quindi bravo Buffon, ha fatto una bella parata. Insomma,